Sto ascoltando in radio la tua melodia. Guardo fuori, mi assale un vuoto dentro che lacera la mia anima. La tua Ciao ragazzi, allora, raccontateci un po' della vostra esperienza, come siete nati, come avete pensato di fare questo gruppo. I The Schema nascono ufficialmente nel 2016 per l'esigenza di rompere gli schemi con il passato. Noi siamo nati come un gruppo rock e con il tempo, maturando, abbiamo sperimentato le sonorità più elettroniche e quindi abbiamo iniziato con il progetto The Schema. E anche se appunto suoniamo insieme da più tempo. Avete mai suonato dal vivo oltre a questa vostra esperienza a Sanremo, oppure siete sempre rimasti comunque qua, chiusi? Abbiamo numerosi concerti alle spalle, tra cui anche diverse esperienze all'estero. Abbiamo suonato a Londra e Stoccarda. E noi siamo insieme dal 2008 e già dai primi mesi, insomma, di prove abbiamo deciso di provare a buttarci nel mondo del live, dei concerti, quindi facendo un conto credo che intorno a 200 concerti live ci siamo arrivati. Avete sempre provato qua oppure avete anche un po' cambiato perché magari non trovavate un posto? No, in realtà ci siamo da 2 anni in questo fondo. Prima provavamo all'inizio in un garage, in una stanza che avevo a casa mia, poi per esigenze di suono ovviamente ci siamo dovuti spostare in un ambiente che fosse più anche di orari, esatto, lavoro e quant'altro, quindi adesso ci siamo spostati in un ambiente dove possiamo fare casino fino a tarda notte. Ok, e questa vostra esperienza a Sanremo come la potete descrivere? Allora, è stata un'esperienza molto interessante, un po' caotica se vogliamo utilizzare un aggettivo, perché eravamo sempre, cioè dal giorno in cui siamo arrivati è sempre stata una corsa tra varie interviste, prove eccetera, però è stata un'esperienza molto formativa perché abbiamo, diciamo, un po' conosciuto la superficie di quello che è un po' questo mondo musicale, insomma, perché lì proprio in quei giorni è pieno di gente che appunto è dentro il mondo musicale, e quindi è stata molto formativa e per noi è stata una bellissima palestra. Direi che sicuramente non ci aspettavamo questo risultato, infatti abbiamo ottenuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico, arrivando addirittura al 18% di consensi da parte appunto del pubblico votante da casa, e quindi per noi è stata veramente un'emozione incredibile, anche perché questa era la prima esperienza che facevamo con Sanremo Giovani, e quindi siamo rimasti soddisfattissimi del risultato, di quello che ci ha portato. E adesso quali sono le vostre aspettative? Più che aspettative, quali sono i nostri programmi, direi, perché ora ci stiamo preparando per questo tour mondiale che abbiamo vinto grazie all'esperienza di Sanremo. Andremo a toccare tutti e 5 i continenti, quindi partiremo da Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona, Bruxelles, e non vediamo l'ora di portare la nostra musica appunto in giro per il mondo, perché saremo appunto gli ambasciatori della musica italiana. E quindi sicuramente adesso ci stiamo preparando per questo tour. Poi continueremo comunque a scrivere in vista di un futuro disco, e non ci vogliamo assolutamente fermare, quindi le aspettative magari sono quelle di portare la nostra musica in giro per tutta l'Italia e farci conoscere sempre di più. Avete un messaggio da mandare a tutti? Il messaggio è: seguite la nostra pagina, seguite i The Schema, siamo attivi su Instagram, su Facebook, ascoltateci su Spotify, guardate i nostri video su YouTube, tra l'altro c'è anche l'ultimo nostro pezzo, Cristallo, quello che abbiamo portato a Sanremo Giovani, e quindi supportateci e sopportateci. Grazie mille. Grazie a voi e vi auguro buon lavoro allora. Grazie mille.